Medicina e oncologia integrativa. Interessante sarà approfondire questo argomento in cui andremo a vedere come in oncologia ci sia possibilità di integrare la medicina, diciamo, classica con altri strumenti, altre tecniche, con vantaggi che spiegheremo dalla voce di un esperto ematologo, medico omeopata, agopuntore e curatore del primo trattato in italiano di oncologia integrata, principi di oncologia integrata, il dottor Francesco Marino. Benvenuto. Grazie e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito, perché è molto interessante questa integrazione che alla medicina classica si può fare, chi vuole ovviamente, con altre tecniche che appunto possono migliorare, perché poi fine ultimo è migliorare la qualità della vita delle persone. Diciamo, se vuole, ma uno può volere se sa di cosa si parla, quindi capiamo anzitutto di cosa stiamo parlando. Esattamente. Allora, intanto cerchiamo di fare chiarezza. Quando si parla di medicina tradizionale, si intende fondamentalmente la medicina moderna, quella che noi conosciamo, usiamo dagli ultimi 100-150 anni. Esatto. Ma non è la medicina tradizionale, perché la medicina tradizionale, cioè la medicina della tradizione, comprende sistemi medici antichi, come per esempio l'agopuntura, la medicina tradizionale cinese, la medicina tradizionale indiana, la stessa omeopatia, che ha origini antichissime e che solo due secoli fa è stata in qualche modo sistematizzata. Queste sono le medicine tradizionali e difatti l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da circa 50 anni ha avviato proprio un dipartimento per lo studio delle medicine tradizionali e complementari, di cui appunto sia l'omeopatia che l'acupuntura fanno parte. Oh, ora, questo in quello che è un ambito oncologico, quindi diciamo forse l'ambito che più si associa a un senso di gravità, di grevità anche. Come si integra? Ora, ci tengo a precisare, prima di farle rispondere, una cosa. La sua carriera comincia come un medico convenzionale, esattamente. Addirittura contrario a quello che possono essere integrazioni di diversa natura in quelli che sono invece i trattamenti medici tradizionali o convenzionali, esatto. A un certo punto però succede un'evidenza che cambia non il suo modo di vedere, ma aumenta le sue conoscenze al punto da farle cambiare idea. Questo trovo sia molto interessante, perché è una cosa in fondo rara, quasi straordinaria, che avviene nella vita, no? Beh, sì, ci sono momenti in cui bisogna scegliere dei punti di biforcazione, come dice appunto la fisica quantistica. Praticamente il punto di biforcazione per me è arrivato quando scoprì quasi per caso, a seguito di banali esami del sangue, che mia madre aveva contratto, non si sa quando, un'epatite C, un'epatite cronica in fase cirrogena avanzata, quindi era destinata alla cirrosi, per la quale, stiamo parlando dei primi anni 80, non c'erano terapie efficaci se non il cortisone a megadosi, poi sarebbe arrivato l'interferone, eccetera. Quindi la fine era in qualche modo segnata, soltanto terapia sintomatica più che altro, per controllare e cronicizzare il più a lungo possibile la patologia. E quando seppi che lei appunto era seguita da un omeopata, andai su tutte le furie. Ecco. Feci proprio il bullo davanti a questo collega, con cui poi siamo diventati amici nel tempo, e la riportai dai miei maestri. Nessun risultato, sempre come prima. Entra nella mia vita una donna che si curava e curava i figli con l'omeopatia da sempre, con risultati eccellenti, e lei mi propone di tentare, al che dico: questa è la seconda volta che l'omeopatia bussa alla porta. Fammi vedere di che si tratta. E allora voglio conoscere questa collega, che era un'omeopata famosa, era uno dei punti di riferimento del mitico professor Antonio Negro, un famoso caposcuola italiano, e restai letteralmente stupito, sono sconvolto
dall'efficacia di queste cure e dalla gratitudine dei pazienti e delle pazienti, parliamo di donne cardiopatiche incinte che arrivavano a partorire senza alcun problema, che allattavano, non avevano problemi, per esempio di nausea, di gestosi durante il parto e altre patologie ginecologiche, nefrologiche. Allora decisi di portare mia madre. In un mese le transaminasi crollano, che a quel punto dico no, sarà stato un errore, non è possibile, è umanamente impossibile. Ripeto per 4 volte in tutta Roma, al Policlinico Gemelli, alla Sapienza, a Marino, Frascati, tutti gli stessi risultati. A quel punto cado in ginocchio. Questa, l'esperienza empirica mette in ginocchio punto, l'ordine. Esatto, esatto. Ma guardi, prima di noi altri c'era un certo Aristotele, poi ripreso da Sant'Agostino, che diceva contra factum non valet argumentum. Nell'Ottocento il più grande forse medico fisiologo francese, padre della medicina sperimentale, Claude Bernard, disse: quando un fatto contraddice la teoria, ci si tiene il fatto, si scatta la teoria. Allora, di fronte a queste evidenze, ad altre evidenze osservate in seguito, decisi di provare. E a quel punto mi si è aperto una strada, mi si è aperto un mondo che poi mi ha portato verso l'acupuntura, la medicina tradizionale cinese. E questi sistemi medici mi hanno permesso di comprendere tutta una serie di stranezze che invece il sapere accademico non riusciva a darmi, quando si parla di una malattia idiopatica, cioè di cui non si conosce la ragione. Invece, alla luce di questi sistemi, di queste metodologie, è possibile scoprirlo. Poi soprattutto quella concezione di unità, di unitarietà del sistema vivente, dove praticamente non esiste una dicotomia, cioè una frattura tra il soma e il mondo psicoemozionale. Sono la stessa cosa, solo su piani diversi. Va bene? Ecco perché infatti molte patologie nascono a livello emozionale e mano a mano che si concretizzano, diventano sempre più pesanti, allora arrivano a colpire anche il soma. Ora, medicina omeopatica, agopuntura, quindi diventano sistemi che si integrano, certo, a un sistema convenzionale, certo, abbiamo definito, per andare a migliorare quello che è lo stato di avanzamento nella guarigione di un paziente, sì, anche oncologico, corretto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Nel senso che il farmaco antinoplastico, come anche la radioterapia, lavora sulla cellula, sull'organo, sulla funzione malata. Certo. Ma al tempo stesso rischia di inficiare anche quelle sane, quindi con effetti collaterali anche pesanti. Bene. Questi sistemi medici invece lavorano sulla parte energetica, cioè quella ancora sana dell'organismo. Implementando queste informazioni, per cui l'organismo è in grado ancora di autoregolarsi, aumentiamo anche la risposta agli stessi protocolli e quindi abbiamo la possibilità di ottenere gli stessi effetti riducendo la posologia e le frequenze di somministrazione. Questo si traduce in miglioramento della qualità di vita soprattutto, si evitano gli effetti collaterali, si riducono al minimo, si prolunga anche la durata di sopravvivenza e si riducono anche le spese economiche, perché sappiamo che gli antinoplastici sono i farmaci più cari. Esatto. Ora io ci tenevo anzitutto a che raccontasse più la storia che la porta a questa applicazione integrativa di strumenti. Perché penso che in questo ci sia la grande testimonianza dell'efficacia. Certo. E questo penso sia il messaggio importante da lasciare ai nostri ascoltatori, che poi da soli non potranno fare niente. Certo. Ma devono capire, devono avere la possibilità, abbiamo detto all'inizio, di scegliere. Certo. E quindi sapere che ci sono anche altre strade che possono essere efficaci e che in ogni caso può valere la pena provare. Assolutamente sì, nel senso che uno dei grandi vantaggi, delle grandi opportunità di questi sistemi medici è quello di aumentare il livello di consapevolezza delle persone. Perché quella persona in un certo momento della sua vita ha fatto questo evento, questo incontro? Non esistono eventi casuali, esistono eventi di cui non conosciamo la ragione, di cui ci sfugge, certo, non abbiamo gli strumenti per coglierla, per misurarla.
ma ci sono, d'accordo? Quindi non è detto che tutto ciò che non si riesce a provare a vedere non esista. Esiste assolutamente. Prendiamo il caso, per esempio, del microbiota, no? Ecco, sì. Il microbiota, facciamo un esempio molto, molto banale. Il microbiota è questa costellazione di germini, microbi, che sono nostri fratelli, noi siamo un coacervo di microbi, germi, funghi, certo, eccetera, che lavorano in sinergia per noi. Quando però l'equilibrio si spezza, perché magari siamo arrabbiati, delusi, frustrati, certo, pressati dallo stress quotidiano, questi amici cominciano a, non dico a impazzire, ma a presentare il conto. Certo. È come dire che gli operai di una fabbrica, i dipendenti di un'azienda, si lamentano perché sono sottopagati, certo, lavorano come somari e non hanno nessuna remunerazione, certo, nessun vantaggio. Allora, che cosa fa l'amministratore delegato? Di fronte agli scioperi chiama la polizia, che soffoca e reprime. Torna l'ordine, ma il malcontento rimane. Certo, certo, certo. Allora, anziché continuare a massacrare il povero intestino con antibiotici, perché fondamentalmente si combattono i germi con antibiotici, noi rischiamo di rovinarlo ancora di più. Noi invece dobbiamo bonificare, ecco il ruolo per esempio dei probiotici, d'accordo? Certo. Che vanno dati in maniera mirata, e in particolare di sistemi come i medicinali omeopatici, come la stessa acupuntura, in grado di ripristinare in tempi rapidi anche l'equilibrio che mancava. www.omeopatiaagopunturaroma.info per avere ogni informazione aggiuntiva, trovare i contatti per chiedere al dottor Marino informazioni, perché ecco, permettiamoci di scegliere. Diamoci questa possibilità. Diamocela, perché può essere una possibilità molto interessante. Si può fare. E comunque vale la pena provare. Assolutamente sì. Dottor Marino, la ringrazio infinitamente. Grazie a lei, signora. Grazie a lei. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.